Ve lo voglio leggere perché parla proprio della trasformazione. Ezechiele 11:19. Nella natura, come nel nostro corpo, c'è una continua trasformazione, come dicevamo. Per la vita spirituale questa trasformazione si chiama conversione. Nella Bibbia questo si vede sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. C'è una miriade di passi, ma io non ho voluto prendere solo due. Quando gli israeliti sono nel deserto e si ribellano per la sete, Mosè batte con il bastone sulla roccia, libro dell'Esodo, capitolo 17. Subito sgorga acqua e tutto il popolo beve. La roccia può essere l'immagine del cuore indurito, di questo cuore che vuole tenere tutto sotto controllo, gli affetti, le situazioni, tutto. E guardate che si soffre, guardate che è stressante in un modo incredibile, impressionante. Le persone impazziscono, perché poi, siccome le cose non si possono tenere sotto il tuo controllo, lo puoi tenere al 10% la tua vita sotto il controllo, poi le cose vanno come devono andare. Quindi abbiamo un controllo molto molto parziale. Questo cuore indurito è un cuore che non dà spazio allo Spirito Santo, incapace del vero sentire, inaridito, chiuso al nuovo, a questa novità di cui vi parlavo. Ma lo sai che ci sono realtà che ancora tu non hai sperimentato, che lo Spirito Santo ti vuole fare sperimentare? Se ti apri, te sperimenterai. Ed è lì che vedrai un ringiovanimento della tua vita. Ti sentirai ogni giorno più giovane. Capirai che la parola di San Paolo è vera. È il nostro uomo interiore, lo chiamo, il nostro vero sé. L'uomo interiore che si rinnova di giorno in giorno, cioè dire che ringiovanisce di giorno in giorno. Guardate che meraviglia. Il bastone che batte la roccia e la trasforma in sorgente è il segno di ciò che lo Spirito Santo vuole fare in noi. Quindi un cuore chiuso al nuovo, un cuore inaridito, un cuore stressato che vuole tenere tutto sotto controllo. Ecco, questo bastone che tocca questo cuore sgorga all'improvviso, da una pietra sgorga la vita, la sorgente, perché voi lo sapete, dove c'è acqua c'è vita. Dove c'è solo roccia, c'è roccia, è squallido. E è il segno di ciò che lo Spirito Santo vuole fare in noi, trasformare il nostro cuore nel cuore di Gesù, capace di diventare sorgente di speranza in questo tempo in cui molti sono senza speranza. Lo sapete perché sono senza speranza? Perché sono senza fede. Ma ve li immaginate voi? Ma ve li immaginate voi? Una società aperta allo Spirito Santo? Ma ve li immaginate voi? Ma che avremo questi problemi noi? Ma ditemi. Ma avremo questi. Ma non solo. Non li avremo neanche personalmente. Perché lasceremo che sia lo Spirito Santo, attraverso i fatti, di trasformarci. Ogni fatto lo interpretiamo noi come una opportunità di trasformazione del nostro essere, i fatti della vita. Gesù chi toccava, trasformava. Vedete quindi come questo tocco di Mosè sulla roccia con il bastone e sgorga acqua e l'immagine di quel Gesù che toccando guariva e trasformava. Guariva i corpi e trasformava i cuori. Spesso come segno che stava trasformando un cuore, guariva il corpo. Perché quello è il nucleo. Noi siamo chiamati a farci toccare da Cristo e toccare col tocco dello Spirito gli altri. Lo Spirito Santo trasforma i cuori. Guardate che noi abbiamo una missione, soprattutto in questa società oggi, dove la gente vede buio, vede tenebre ovunque. Noi abbiamo una missione. Come lo Spirito Santo è venuto nella prima comunità cristiana, ai 12 apostoli, per poter loro irradiarsi nel mondo, per dare una luce al mondo. Infatti noi, se adesso io posso parlare di questo, è perché quel giorno lì lo Spirito Santo discese sugli apostoli e gli apostoli andarono in tutto il mondo a costo della vita, erano destinati ad una missione. Ma guardate che la missione degli apostoli
nella nostra missione. Non bisogna essere cardinali, papi o sacerdoti per poter essere tramite dello Spirito Santo. Essere toccati dallo Spirito Santo, lasciarsi toccare da Cristo, significa iniziare una trasformazione che ci trasforma in cuore e corpo di Cristo. E ciò che noi tocchiamo, guariamo. Noi siamo sempre abituati allo spettacolare, no? E allora dice, bah, qua qualcuno che è zoppo, cieco, potrebbe anche capitare. Ma guardate che Gesù non dava troppa importanza a questo. Figlio, l'hanno calato dal tetto, cose pazzesche hanno fatto. Figlio, ti sono rimessi i peccati. E per Gesù Cristo la cosa poteva finire là. Siccome tutti non credevano che esiste un amore che perdoni i peccati, allora già affinché voi crediate, alzati, prendi il lettuccio e cammina. Vi dico questo perché i veri miracoli devono avvenire nel cuore, nel nostro cuore. Quello è il vero miracolo. Che è, se io non ho una gamba e mi cresce questa gamba, va bene, è uno spettacolo della natura, forse mi intervisterebbero tutte le televisioni del mondo, ma è quello il problema. Il problema è quello, oppure il vero problema è la trasformazione del cuore. Lasciare allo Spirito Santo che trasformi il tuo cuore di pietra in un cuore di carne, nel cuore di Cristo, cioè dire, ma è quello il vero miracolo? Quello è il vero miracolo? Perché se il tuo cuore è il cuore di Cristo, se tu tocchi un altro, tocchi significa ti avvicini, chiunque si avvicina a te è toccato da te, è toccato dallo Spirito che tu hai dentro. Perché quel potere di Cristo, il potere dello Spirito Santo che abita nel tuo profondo, si irradia negli altri, ha un potere di guarire i cuori degli altri. Ecco perché in questo tempo di disperazione, contra un cristiano sereno, un cristiano gioioso, un cristiano solidale, uno che dà speranza. Quante persone, forse, quelle che sono suicidate, adesso dice che in media si suicida una persona al giorno. Addirittura, quanto? 5 persone, ma guardate un po'. Ero rimasto io a una al giorno, adesso a 5 al giorno, insomma. Conferma la disperazione e nello stesso tempo anche ci pone in un modo più chiaro la nostra missione. Dobbiamo essere speranza ora, noi, adesso, perché le cose voi pensate che miglioreranno, le cose peggioreranno, e quando peggioreranno ulteriormente le cose, le persone che non conoscono quello che noi stiamo dicendo stasera vedranno solo tenebre, inferno. Ecco perché il Signore ci vuole preparare ad essere una luce in una società dove ci sono molte, molte tenebre. Dobbiamo conservare il nostro sorriso, il sorriso di Cristo, che è un sorriso vero, di speranza vera, perché noi sappiamo che qualunque avvenimento, dice, chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi? La persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, cosa ci potrà separare dall'amore di Dio? Niente. Se noi abbiamo questa fede, perché in fondo è solo quest'amore che sopravviverà, a prescindere di come vanno le cose, è solo quest'amore che ci salverà. Se noi siamo rivestiti di quest'amore, possiamo anche in mezzo alle tenebre brillare, e questa luce farà sì che gli altri non vedranno solo tenebre, vedranno una luce, e questo li salverà. Quindi quello che stiamo facendo, guardate che è una cosa seria. Lo Spirito Santo Dio non lo dà per noi stessi, dice, beh, mangiate questa pasta e basta. No, è per darlo agli altri il cibo. Mangiamo noi questo cibo spirituale e lo diamo agli altri, perché se no non ci può essere missione per il cristiano e non saremo neanche apostoli. Dice, ma io che posso fare? Lì dove sei? Lì dove stai, nell'ambito della tua famiglia, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi parenti, con i tuoi vicini, quello che sia, nella tua realtà, sii luce,
Sì, Luce, forse tua cognata avrà un momento di depressione. Vedrà te e avrà speranza. Questo vi dico. Ed è vero, in questo tempo di tenebre, questo è importante che lo comprendiamo. Già a me sono capitate persone, uno che si voleva impiccare con la catena, dice, ho deciso, ma che stai scherzando? Perché? Dice, ho 60 anni, in pensione non ci posso andare. Soldi non ne ho, sa, prima lavoravo, guadagnavo bene, sa, ci ho fatto anche la casa ai miei figli, così, e mi ha raccontato tutta la sua storia. Adesso non ho i soldi per mangiare. E ho pensato, dice, che nella... Dice, ho pensato ad ammazzare. E allora, è lì subentra la tua missione, la missione di cristiano. Noi dobbiamo dire, non ti preoccupare, mangiare, dai, te lo do io il mangiare. A mezzogiorno te lo do io il mangiare. Dobbiamo avere anche questa apertura, no? Perché se no le parole, accompagnate anche una solidarietà, che a volte non è... Guardate, non mi era mai capitato di... Cioè il cibo. Perché generalmente le persone, così a volte qualcuno che vuole speculare, vuole i soldi, sì, ma dammi i soldi. Ma quando invece effettivamente dai il cibo, perché quello vuole mangiare, poverino. Allora ti accorgi che lì veramente c'è la solidarietà cristiana e non dobbiamo tirarci indietro se il Signore ci ha dato a noi da mangiare, ecco. E beviamo adesso, questi tempi duri saranno ancora più duri. E continuiamo. E i discepoli solo a Pentecoste vennero trasformati per dare origine alla Chiesa. La celebrazione eucaristica vissuta autenticamente ci trasforma e permette ai fatti della vita, della nostra vita, di trasformarci. Questa, vedete, è una visione nuova di interpretazione della nostra realtà. Noi siamo abituati a vedere le cose, questo è buono e questo è cattivo. Questo va bene, questo che cosa ci ho fatto io a Gesù Cristo, ma mi meritavo questo io. E questi sono i nostri ragionamenti. Guardare alla luce dello Spirito Santo, lo sapete che cos'è? Qualunque fatto della nostra vita, che sia un fatto di salute, che sia un fatto, una situazione, quello che sia un fatto bello o brutto, interpretarlo come un'opportunità, come dicevo poc'anzi, di trasformazione. Il Signore mi vuole trasformare. Mi sta capitando questa malattia, non me l'aspettavo. Allora che fa? Uno si mette, si dispera? No, no, è un'opportunità di trasformazione. Attraverso quella malattia lo Spirito Santo ti trasformerà. Perché lo scopo della nostra vita è la trasformazione, l'evoluzione, non ci fermeremo mai. Chi ha un concetto statico della vita se lo faccia passare. Domani è diverso da oggi. E quindi i fatti della nostra vita, interpretarli sotto questa forma, anche se noi non ce ne accorgiamo che i fatti ci trasformano, ma è così, tutto ha senso per il cristiano, qualunque fatto della nostra giornata ha senso. Se tutti i fatti della nostra giornata hanno senso, ma ve ne rendete conto che i conflitti interiori della mente, del cuore scompaiono? Che una persona diventa veramente una persona lucida di mente e di cuore. E se hai qualche nevrosi ti passa, e se prendi qualche pilloletta non te la prendi più. Perché? Perché dentro di te c'è armonia, non c'è più conflitto, nella tua mente non si scontra più niente. Sei sereno, sei nella pace. Così che se una persona vede, senza che tu dica una parola, ti vede nella pace in questo tempo di tenebre, quella persona, tu gli trasmetterai la pace dello Spirito Santo. Guardate, queste cose li dobbiamo sapere, anche senza parlare. Tutto ha senso, sia le gioie che i dolori. Vedere oltre le illusioni la verità, questo è lo Spirito Santo, oltre le illusioni della vita. Vedete, un mondo di illusioni il nostro, c'è la televisione, un mondo di illusioni, ma anche le persone vivono la vita da illusi, si illudono di tutto, mondo di illusione, e anche a te questa illusione ti viene proposta, e a volte uno ci casca nell'illusione, e vive come uno stupido nell'illusione,
lo Spirito Santo ti dice: vedi oltre le illusioni, vedi oltre le apparenze, vedi la verità. Quindi vedere oltre le illusioni la verità, vedere oltre la morte la vita, non ti fermare all'apparenza, è l'ultima trasformazione la morte, vedere oltre la sofferenza la gloria, vedere oltre il tempo l'eternità. È il mistero di un cuore che si sta questo, vedere oltre il tempo l'eternità, è il mistero di un cuore che si sta trasformando nel cuore di Cristo. Ma ci pensi all'eterno, ci pensi all'eternità, oppure vivi solo la vita di illusione nel tempo, solo le vicende che si sviluppano nel tempo. Se noi vediamo così le cose siamo illusi, viviamo una vita di illusione, perché tutto quello che ci capita è una struttura temporanea, passerà, morirà. E lo Spirito Santo ci vuole dare questa visione totale della realtà, che è l'eternità, e allora il nostro cuore si trasformerà nel cuore di Cristo.